Siamo in Toscana, la zona è una di quelle residenziali. In questa villa ci sono una quindicina di stanze, tanti bagni, un giardino enorme. C'è pure il gazebo per le feste. Are you happy? Yeah, I'm happy to be here. Questa villa è stata adibita ad alloggio per i rifugiati, accolti dalla prefettura. They are best, everything is good, everything we need, they just give it to us. I love to stay in Italy. Pochi chilometri più in là, stessa città, siamo sempre in Toscana. Un uomo che ha lavorato 35 anni, un cittadino italiano, Francesco Eracleo, da oltre un mese vive in un'auto abbandonata, proprio in questo campo. Purtroppo io mi metto qui la sera, sui tardi, e dormo. Non ho fatto male mai a nessuno, ho sempre cercato di lavorare. Ora con questa crisi mi trovo in una condizione pietosa. Sono tanti, troppi gli italiani costretti a vivere così. E intanto, a pochi metri più in là, i profughi sono accolti nella villa. Sono venuto 40 anni fa e non valgo più nulla. Mi pare impossibile che arrivano tutti gli extracomunitari e l'alloggiate negli alberghi e io sono in una condizione pietosa così. Dovrebbero essere gli italiani e poi gli altri, comunque. Mentre Francesco aspetta che qualcuno gli tenda una mano, la villa, quella di lusso, la danno ai profughi.